Buongiorno a tutte e a tutti, buon sabato 9 marzo con Giovanni. Leggiamo insieme Fratelli tutti, anzi lo legge Giovanni e insieme lo commentiamo. Un testo molto importante. Oggi si parla di frontiere, i luoghi della separazione, a volte anche dell'inimicizia, come se simbolicamente le frontiere, che non sono solo quelle nazionali, sono quelle anche che noi frapponiamo tra noi e gli altri, erigiamo muri che sono caratterizzati da indisponibilità all'ascolto, alla reciprocità, alla condivisione. Ma Giovanni, proviamo un po' Certo. a leggere il testo e cercare di capirci qualcosa. Il prossimo senza frontiere. Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il mio prossimo? La parola prossimo nella società dell'epoca di Gesù indicava di solito chi è più vicino, prossimo. Si intendeva che l'aiuto deve rivolgersi anzitutto a chi appartiene al proprio gruppo, alla propria razza. Un samaritano, per alcuni giudei di allora, era considerato una persona spregevole, impura e pertanto non era compreso tra i vicini ai quali si doveva dare aiuto. Il giudeo Gesù rovesciava completamente questa impostazione. Non ci chiama a domandarci chi sono quelli vicini a noi, bensì di farci noi vicini prossimi. La proposta. Ecco questa sottolineatura che, ripeto, questa frapposizione tra noi e gli altri di una dimensione di indisponibilità all'accoglienza. Che cosa tu senti che possa rappresentare? Per esempio, le barriere tra le generazioni, questa indisponibilità del mondo degli adulti a riconoscere nel prossimo, nell'incontro con chi si affaccia al futuro, una opportunità di superare la forma egocentrica dell'appartenenza a un'epoca storica, no? Mondo degli adulti che cercano di difendere quello che hanno messo in piedi. Lo spacciano molto spesso come sistema valoriale, in realtà è una forma di appropriazione delle risorse. Ecco, quali sono le barriere che tu senti vi siano oggi tra il mondo degli adulti e quello dei giovani? A me sembra che non si sia disposti da parte degli adulti ad accettare il fatto che i giovani vogliono qualcosa di meglio rispetto a quello che hanno avuto loro. Meglio in che termini? Nel senso, intanto, si è meno disposti ad accettare questo mito del io ho lavorato, io ho fatto di tutto, sì, sono sempre impegnato e alla fine ce l'ho fatta, che spesso non è così, o comunque è difficile che si arrivi a quello ancora più oggi che all'epoca. Diciamo, vediamo così, spaccarsi la schiena non è qualcosa, cioè era d'obbligo forse una volta, o comunque c'era il mito che bisognava farlo e che lo si faceva, e Ma adesso secondo si è. te questo spaccarsi la schiena, che emblematicamente rappresenta la fatica, era finalizzata alla tutela del bene comune o semplicemente a una sicurezza fondata sulla appropriazione? Ah, no, alla propria sicurezza, C'è al proprio tornaconto, esclusivamente. tanta fatica per il proprio tornaconto. Sì, non vedo molta predisposizione a voler faticare così tanto solo per riempirsi le tasche. Non che non ci sia voglia di lavorare, è solo che il lavoro non è più un mito, per la maggior parte dei giovani, per molti giovani quantomeno. Non si cita più Ma il secondo lavoro. te questo scardinamento del mito del lavoro, quale altro scardinamento implica? Cioè, il mito del lavoro è evidentemente ha qualcosa di sotteso. Quale altro mito c'è dietro al mito del lavoro? Il mito dell'impegno e del merito? Sì, può essere, no? Sì, se te lo meriti, se sei migliore degli altri, avrai di più.
Cioè, il desiderio di essere migliori degli altri, non di contribuire con gli altri affinché quel bene comune sia lasciato alle generazioni che verranno dopo di noi. No, era ed è semplicemente un desiderio di guadagnare di più per se stessi, non solo monetariamente parlando, in Nel generale di mito del guadagnare. lavoro c'è il grande mito del guadagno personale. Sì, anche. Anche. C'è il mito del guadagno personale, c'è il mito dell'uomo forte tante volte anche, Ah. perché quasi esclusivamente di uomini si parla quando ci sono questi discorsi. Però C'è maschietti che nerboruti, forti. sì, o comunque o furbi se lavorano da qualche parte, intelligenti perché hanno fatto lavori con le banche o avvocati, medici, cose, quindi hanno fatto tanti soldi. Tutte cose che suonano molto strane al giorno d'oggi a molti giovani, secondo me, come sì, però se vai a vedere, in realtà tu hai avuto la strada spianata per fare queste cose, non hai meriti, era semplicemente che hai vissuto nell'epoca giusta per poter fare questo tipo di lavori e guadagnarci tanto. Vabbè. Epoca che è durata poco. Bene, procediamo. La proposta è quella di farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, senza guardare se fa parte della propria cerchia di appartenenza. In questo caso, il samaritano è stato colui che si è fatto prossimo del giudeo ferito, per rendersi vicino e presente, attraversato tutte le barriere culturali e storiche. La conclusione di Gesù è una richiesta: va e anche tu fa così. Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. Dunque, non dico più che ho dei prossimi da aiutare, ma che mi sento chiamato a diventare un prossimo degli altri. Il problema è che, espressamente, Gesù mette in risalto che l'uomo ferito era un giudeo, abitante della Giudea, mentre colui che si fermò e lo aiutò era un samaritano, abitante della Samaria. Siamo Questo particolare ha una grandissima importanza per riflettere su un amore che si apre a tutti. I samaritani abitavano una regione che era stata contaminata da riti pagani, e per i giudei ciò li rendeva impuri, detestabili e pericolosi. Difatti, un antico testo ebraico che menziona nazioni degne di disprezzo si riferisce a Samaria affermando che di più che non è un popolo e aggiunge che è il popolo stolto che abita a Schime. Sicheme, Sicheme, scusa. Quindi un Sì. popolo di impuri si fa prossimo per aiutare un Il popolo eletto. disperato lungo la strada e che appartiene al popolo eletto. Questo rovesciamento di prospettiva nella contemporaneità, dove lo intravedi come potenzialità, possibilità? A livello di persone, guarda, onestamente faccio un po' fatica a pensare al un popolo del secondo o terzo mondo, mettiamola così, che aiuta. No, ma stiamo su un popolo che viene largamente considerato da una parte della nostra società come retrodatato, impuro, contaminante. C'è cioè chi addirittura ha paura della sostituzione etica, credo che etnica, scusa. Questa è una scemenza grande come una casa, ma che ha preso piede, soprattutto nei social, e poi sappiamo come va a finire. Allora, questi bussano alla porta e trovano un mondo di privilegiati sempre scontenti, musi lunghi che si lamentano a continuazione, vedono catastrofi da tutte le parti,
catastrofi in gran parte l'hanno generata loro, l'abbiamo generato noi, questo sistema di catastrofi ambientali, economiche e sociali, e siamo annichiliti da una prospettiva di oscurità, di depressione. Arrivano questi, hanno fatto una terribile fatica, hanno attraversato il deserto, hanno rischiato la vita. Alcuni di loro sono anche morti nel percorso. E possiamo immaginare un rovesciamento delle posizioni, nel senso che arrivando con il loro entusiasmo di approdo nonostante le fatiche, si presentano a un popolo privilegiato, il nostro, che è bastonato da se stesso, perché è sempre incline alla lamentela, al pianto e alla tristezza. In qualche modo non potrebbe essere che questo entusiasmo attraverso la fatica, espresso da chi bussa alla porta e viene dalla povertà, dalla miseria, dalla guerra, sia un modo per aiutare noi a porre mano a una dimensione critica che cambi la nostra mentalità, che cambi il nostro modo di vivere. Secondo te è possibile una rappresentazione di una prossimità che viene da quella che noi consideriamo la marginalità, nel senso che viene dagli estremi della terra? Anche qui ovviamente è una rappresentazione simbolica largamente europacentrico, o comunque occidentalcentrica, ma anche nel mondo orientale oggi c'è una supremazia che si pone al centro. Chi viene dalla periferia bussa alla porta e scopre un centro ricco e privilegiato, continuamente lamentoso, come se avesse subito dei maltrattamenti. Quei maltrattamenti però sono forme di autolesionismo. Ecco, come possiamo rivedere radicalmente il rapporto tra quella prossimità e la nostra posizione? Il problema, Franco, è che a me sembra che se in questa metafora noi siamo il giudeo che è lungo la strada ed è stato aggredito dai briganti, appena si presenta il samaritano, gli tiriamo dietro delle pietre. Questo è il problema. Lui si fa prossimo e noi lo respingiamo. E Sì. molto spesso i briganti siamo noi stessi, perché noi abbiamo generato attraverso il mito della società della competizione, della meritocrazia, della corsa affannosa a conquistare terra e denaro, infine non facciamo altro che generare brigantaggio, brigantaggio tra di noi che è antitetico in una prospettiva fraterna. Cioè, l'atto di violenza accade nella nostra società. Arrivano i samaritani, si fanno prossimo a noi, ci soccorrono e auspicabilmente dovrebbero far sì che la nostra coscienza sia scossa e accetti quell'aiuto che viene da lontano. Questo riguarda ovviamente i flussi migratori, ma riguarda anche le nostre relazioni interpersonali quotidiane, quando qualcuno che magari ha un comportamento deviante, se è colto come prossimo, può rappresentare, al di là delle sue intenzioni, un'occasione per mettere in discussione la nostra presunzione di comportamento normale, ma tragicamente triste, con i musi lunghi. Una normalità senza gioia. Cioè, ci può stare, secondo te, Sì, si può arrivare a tanto. Detto questo, non è un percorso che sarà facile da applicare a molti, secondo me. E c'è la cultura del chiudersi, del pensare a se stessi, cioè, adesso userò un po' una volgarità, fatti gli affari tuoi, che campi 100 anni, si dice, no? Sì. Forse non vale la pena campare 100 anni di affari propri, cioè,
farsi affari propri per 100 anni io la vedo difficile. 100 anni con il muso lungo e costantemente attanagliati dalla paura, dall'insicurezza, dal timore che ti depredino, quindi chiusi in se stessi, non è che diamo un bel esempio di qualità della vita, eh. No, decisamente no. Vabbè, Bene. andiamo un po' avanti. Sì, è l'ultimo paragrafo. Sì. Questo spiega. Questo spiega perché una donna samaritana, quando Gesù le chiese da bere, rispose enfaticamente: "Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?" Quelli che cercavano accuse che potessero screditare Gesù, la cosa più offensiva che trovarono fu dirgli indemoniato e samaritano. Pertanto, questo incontro misericordioso con una samaritana e un giudeo è una potente provocazione che smentisce ogni manipolazione ideologica affinché allarghiamo la nostra cerchia, dando alla nostra capacità di amare una dimensione universale, in grado di superare tutti i pregiudizi, tutte le barriere storiche o culturali, tutti gli interessi meschini. Finisce qui Sì, finisce qua il paragrafo. vedi, c'è questo rovesciamento, la donna samaritana alla quale Gesù chiede da bere, no? Allora, la domanda che si pone è come tu chiedi da bere a me? E noi forse dobbiamo imparare a chiedere a quello che consideriamo il deviante di turno, lo straniero, dobbiamo chiedere che ci dia l'acqua di una coscienza autocritica. Cioè, abbiamo bisogno di essere in qualche modo ripresi dall'altro, in una opera di salvezza. Dunque, quando incontriamo il deviante di turno, lo straniero, il reietto, il dannato del mondo, perché è stato dannato dal mondo del privilegio, dobbiamo chiedergli l'acqua, l'acqua che simbolicamente rappresenta il mezzo attraverso il quale ci mettiamo in discussione perché siamo assetati, almeno lo spero, di giustizia e di amore. Ma io mi fermerei qui, facciamone un'occasione attraverso questa lettura di una riflessione per porre una questione di autocritica. Buona giornata a tutte e a tutti. Buona giornata.